Il mio nome è Minala Joseph Marie, e ho 18 anni e faccio il centrocampista. Sono nato in Camerun a Yaoundé. Io sono arrivato in Italia, ovviamente non avevo un contratto con nessuno, ma c'avevo un'aspettativa di un signore che mi aveva promesso di farmi fare un provino. Con tantissime aspettative da parte mia. Il calcio per me a 15 anni rappresentava tantissime cose, l'opportunità di poter fare qualcosa nella vita per i miei, per me è una possibilità grandissima di poter diventare qualcuno in questo mondo e poter aiutare le persone che hanno sempre creduto in me. Io il calcio lo vivo come l'ho sempre vissuto da piccolo e non ho mai cambiato. Io per me il calcio è sempre divertimento e se lo credo questo, il calcio per me non riesco più ad esprimermi come lo so fare io per me. Così mi hanno insegnato il calcio, così sono cresciuto e quella voglia non voglio perdere. Il mio primo gol da professionista, ho provato un'emozione totalmente vuota, nel senso che dentro di me vedevo passare tutta la mia carriera in un attimo e non riuscivo manco a vedere i miei compagni perché stavo lì in mezzo e mi filava in testa tutte le immagini, tutto il mio vissuto, le cose che ho passato fino ad arrivare a quel momento, a quel giorno, per me che è un giorno speciale. Il mio gol nasce da un calcio d'angolo, Daniele Sciaudone che va a battere il calcio d'angolo. All'inizio del gol non volevo andare a saltare perché normalmente io dovevo fare la copertura e mi ricordo che Donati doveva andare a saltare sul calcio d'angolo. Io sul calcio d'angolo inizialmente non dovevo andare in aria. E batte Daniele Sciaudone, io ho chiesto a Donati se voleva andare in aria e lui mi disse no, 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 vacci te, e io sono andato e niente, Sciaudone ha messo una bellissima pala e io l'ho vista, ho anticipato il difensore, l'ho sfruttata bene e quando ho preso la pala di testa non ho manco guardato dove andava la pala, poi euforia, gol e tutto, e così è stato bellissimo. Il pubblico quando ha chiamato il mio nome, quando ho fatto il secondo gol a San Nicola, è una bellissima cosa. Penso che ognuno di noi che gioca nel Bari ha sognato in quel momento giocare davanti ai suoi tifosi, stadio pieno e sentire il suo nome gridare sulle spalle, è una cosa bellissima. Ero emozionatissimo, ero contento soprattutto che lo facevo a casa, il secondo gol consecutivo, è una bellissima cosa. Nel mio paese mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici, mi mancano le mie abitudini, le cose che ero abituato a fare quando stavo giù. E mi manca mio fratello che mi ha permesso, la persona che mi ha permesso di stare qua e di poter stare davanti a voi oggi o giocare o a pallone, mi manca un po' di tutto questo. Ma comunque non ci penso e vado avanti. Avrei voluto fare medico perché dalla mia parte, un po' vivendo la situazione e come vivono i ragazzi che nascono nel mio paese, è una cosa un po' che uno, anche senza volere, lo prende al cuore perché è bisognoso di aiutare quei ragazzi che è come è, la vita è lì, non è facile. Ah, quando sono arrivato a Bari, la cosa che mi ha colpito è stata l'accoglienza. Il primo giorno è stato il giorno del mio compleanno a Bari, il 24 agosto, davanti allo stadio, è tutto pieno. Purtroppo la partita di Coppa Italia è stata persa, ma l'accoglienza che ha avuto subito, quel rapporto che mi ha trasmesso il pubblico del Bari, la gente, è stato stupendo. Io non mi ricorderò mai quel giorno perché è stato il giorno anche del mio compleanno. Se potevo rubare una qualità al mio compagno di squadra, sarebbe a Massimo Donati. Sui lanci, sul modo che lancia la pala, sulla visione di gioco che ha quando lancia, quando calcia la pala, è formidabile. A Bari comunque mi sono fatto tantissimi amici e poi è una bella città, devo dire, poi la gente è accogliente, è simpatica,
Qua a Bari comunque si vive bene. Faccio un saluto a tutti i tifosi del Bari e niente, forza Bari e li ringrazio per tutto il sostegno che ci danno quando ci alleniamo, durante le trasferte, durante le partite. E sono formidabili e spero che alla fine potremo tutti insieme gioire perché avremo fatto qualcosa di bene insieme. E per la prossima intervista nomino Giuseppe De Luca.